E siamo con l'ingegnere Vignoloni della provincia di Fermo e lo staff tecnico. E oggi 6 aprile, giorno dell'anniversario dello storico Istituto Montani, i lavori di restyling che state svolgendo, siamo a un punto. Sì, sono in fase di completamento dei lavori che la provincia ha commissionato per il completamento dell'Officina Montani. L'intervento è stato un intervento impegnativo e anche molto costoso, che ha portato in una prima fase a dei lavori di miglioramento sismico, quindi dal punto di vista strutturale sono state fatte delle strutture in acciaio che hanno rinforzato l'intera struttura con delle fondazioni e quindi complessivamente è stato migliorata la risposta sismica dell'edificio. Anche se non erano presenti grandi lesioni, quindi lesioni minime. Con altri fondi propri la provincia è riuscita poi a completare, quindi con altri progetti di importo minore, per il completamento interno delle finiture interne e anche per il rafforzamento, il miglioramento del solaio con dei tiranti. Ha completato poi l'intervento, la finitura esterna, la tinteggiatura che è stata concordata con la sovrintendenza, che ci sembra insomma di ben fatta, diciamo armoniosa anche con le tipologie e la circostanza degli edifici intorno. E quindi ecco, a breve poi probabilmente avremo modo anche di fare una sorta di inaugurazione, perché questo intervento importante che diciamo per un importo complessivo di oltre 1 milione di euro tra il miglioramento sismico e le finiture. Naturalmente la struttura della provincia, l'ingegner Vallasciani, il collega, lo stesso ingegner Camilletti, che hanno operato in collaborazione, quindi per l'esecuzione dei lavori. Ecco.